Signora Laura, una struttura che meraviglia anche il poeta. Sì, credo proprio di sì, insomma, è una struttura originale, non è stato fatto solo un conservativo, niente di diverso da quello che era. Nasce quanti anni fa? Allora, questa struttura, tanto per darle un po' nella storia, era nel 1730, esisteva proprio come stazione di posta. Una delle poche del territorio. Esatto, faceva parte di un tragitto che andava da Senigallia a Perugia, era chiamata la famosa Via del Sale, perché c'era questo tragitto, certo. Era l'Aurelia 2, e in tutto questo territorio, in questo tragitto, perdonatemi, c'erano, insomma, si diceva chi 7, chi 10 stazioni di posta, cioè caseggiati di questo genere. L'autogrill odierno, insomma, niente di che. Un bel autogrill! Beh, sì! Allora, ne sono rimasti solo, che io sappia, solo questa, e una Cantiano, che anche sempre se in provincia chiama, di Pesaro, questa è Ancona. Questa è Ancona, in provincia sì. di Pesaro. Sì, sì. Ai confini con l'Umbria. Esattamente. E poi cosa le devo dire? La cucina del vostro locale. La nostra cucina tradizionale. Diciamo qualche piatto. Il piatto, sono tutti i piatti passatelli, sono tutti i piatti tagliatelle che facciamo noi, sono tutti i piatti normali, tradizionali. Della tradizione arcevese. Esatto. Chiaramente poi ci sono tutti i piatti che possono essere quelli contadini, come le posso dire. All'insegna della tradizione culinaria marchigiana. E oltretutto noi, siccome abbiamo un forno a legna molto efficace, noi tutti i fine settimana cuociamo la carne sul forno a legna, che possa essere, che le posso una dire. Una chicca. Beh sì, non credo che c'è in tante parti il forno a legna. Poi un locale confortevole, accogliente, con bellissimi sì. diciamo, dipinti sulle pareti, e poi ovviamente un servizio a tavola impeccabile delle sue ancelle cameriere. Beh, non le chiami ancelle, sono mie collaboratrici che sono squisite, devo dire il vero, perché sono cordiali e disponibilità verso il cliente sente questa atmosfera, la chiamiamo così. Dove siete qui esattamente? Che zona? Per trovarvi. Allora, noi siamo nel comune di Arcevia, frazione Magna d'Orsa, nella località Rotiglio, la chiamo esatto. così. Insomma. Meglio Rotiglio. Esattamente, località Rotiglio. Con un panorama unico vicino al fiume Misa. Sì, esatto. Siamo circondato da bellissimi alberi, c'è anche un lama. Noi abbiamo una fattoria con tanti animali della zona, autoctoni, che possa essere il somarello, che possa... però in questa fattoria abbiamo aggiunto delle cose che non sono della regione Marche, vale a dire il lama, e abbiamo il lama. E abbiamo anche le capre girgentane, che è una razza in via di estinzione. Di dove? Che nazione? Non è nessuna nazione, regione è la Sicilia, l'isola siciliana, quindi della Valle dell'Agrigento. Bene. Siccome sono una razza in via di estinzione, l'avevamo presa proprio. Fanno il formaggio? No, non facciamo queste cose qui. I nostri animali sono tutti da visionare. Da visionare. Non si mangiano, perché gli animali nostri non si mangiano, ognuno c'ha il suo nome. E l'abbiamo presa perché è una fattoria didattica. Animali quindi da spiegare anche ai bambini che vengono a fare la nostra visita, insomma, via di seguito. Abbiamo aggiunto anche queste cose. Allora invitiamo tutte le Marche a venire a assaggiare la vostra gastronomia e godersi il panorama e diciamo, la passeggiata circostante. Sì, sì, perché no? Ricordiamo il nome della vostra struttura. Stazione di posta. È una fattoria didattica. È una fattoria didattica con appartamenti annessi, con ristorazione chiaramente. Grazie signora Laura, buon lavoro!